l'assessore al turismo Denisinello Fiorucci, con l'assessore allo sport Gabriele Damiani. Siamo qui per fare un bilancio del 2017 appena trascorso. Assessore Fiorucci, come lo giudica dal suo punto di vista del turismo? Beh, sicuramente un anno marcato purtroppo dagli effetti del sisma del 2016, ma anche un anno marcato dalla grande capacità che Gubbio, con il suo sistema di offerta, ha dimostrato di possedere e che ci ha permesso di risalire velocemente ai livelli del 2015, per cui un anno direi complessivamente positivo, ma certo per gli operatori molto difficile. Beh, dalla speranza di poter far bene proprio perché l'attrattività della città si è confermata, ma direi che forse questo è l'elemento che mi fa sperare di più, si è anche vista la capacità del nostro sistema di creare veramente un prodotto. Il Natale è diventato un prodotto maturo, competitivo, che si è fatto vedere sui mercati e che poi ha portato ai risultati. Sì, la nostra città diciamo che si candida ufficialmente ad essere una cittadella dello sport. Quest'anno abbiamo riconfermato tanti eventi che hanno visto la luce nel 2016, la festa del cross, il campionato nazionale di nuoto Libertas e il passaggio dopo circa 20 anni di assenza della Mille Miglia. Quest'anno abbiamo una stagione ricca di eventi che stiamo programmando e che fra poco annunceremo. Quello più importante, diciamo, che è stato già annunciato, la riconferma per la terza volta consecutiva della Festa del Cross, ci dà grande soddisfazione perché significa che innanzitutto si è lavorato bene sia a livello associativo e istituzionale. Senza la Gubbio Runner non avremmo potuto avere questo grandissimo evento a Gubbio, per cui li ringraziamo. Gubbio è un campo da corsa naturale perché è strategico, ha vicino sia impianti sportivi sia il centro storico, quindi diciamo che a livello strategico logistico è eccezionale. Siamo pronti ad altre sfide, il 2018 sarà sicuramente all'altezza degli anni passati. È stato un 2017 molto soddisfacente. L'esigenza è quella appunto di dover dare delle risposte a nuovi bisogni, bisogni che fino ad anni precedenti non c'erano, e quindi con l'ufficio Informa Giovani stiamo facendo dei percorsi, stiamo improntando dei progetti per dare appunto queste nuove risposte. Per la prima volta sarà redatto un piano triennale per i giovani, per le politiche giovanili, perché e ha una caratteristica fondamentale la politica di prevenzione sui giovani, e cioè la trasversalità. Riguarda sia la cultura, il sociale, lo sviluppo economico, la mobilità, e quindi proporremo azioni concrete, dei pacchetti che obbligano le amministrazioni a mettere in campo risorse e sinergie istituzionali proprio per consentire di raggiungere quegli obiettivi che in sede di percorsi partecipativi abbiamo prefissato insieme ai giovani.